Noi abbiamo chiesto alla politica, anche in virtù delle vicende europee e italiane che si stanno verificando, un rispetto maggiore verso un sistema che è stato realmente utilizzato come sponsorizzazione delle campagne elettorali, ma che poi lentamente viene dimenticato. Noi facciamo una fatica enorme molto spesso a portare le nostre politiche, le politiche agricole, in maniera attenta e scrupolosa perché possano realizzare quelli che sono gli interessi delle aziende agricole, ma spesso e volentieri facciamo fatica a ottenere risultati ed ecco che poi nascono naturalmente quelle che sono anche gli animi delle persone che reagiscono con i mal di pancia che si vedono un po' sul territorio. Noi siamo decisi, come sempre, siamo presenti con le manifestazioni, non c'è stato un anno in questi 5 anni passati in cui non abbiamo manifestato e cercato di ottenere risultati. Staremo a fianco ancora alla nostra gente, alle nostre organizzazioni, agli agricoltori della Sardegna perché ci sia un cambio di passo. Oggi l'abbiamo chiesto e lo stiamo chiedendo con grande forza, con grande determinazione. Vediamo se i candidati, i presidenti avranno il coraggio di prendere l'impegno e di garantirlo per il futuro della Sardegna. Cosa volete dire ai manifestanti di oggi a Roma e in generale anche a quelli a Cagliari, al Porto? Per chi ha veramente problemi, la solidarietà del sistema agricolo non può che non esistere. Chiaramente poi diciamo l'invito è quello ad avere fiducia anche in noi. A volte potremmo anche sbagliare o potremmo fare delle cose migliori o non le abbiamo raccontate bene, anche le cose fatte. Ma sicuramente si può fare molto di più perché altrimenti non ci sarebbe l'azienda in piazza, non saremmo anche noi arrabbiati, non ci sarebbe questa situazione qua. Per cui è un appello alla fiducia e allo stare insieme.